un bagno di folla tanto inatteso quanto mai gradito. Una giornata per Tania Cagnotto davvero indimenticabile. Un'emozione con ogni probabilità pari a quella vissuta alle Olimpiadi di Rio, dove la più grande tuffatrice italiana di tutti i tempi ha concluso la sua straordinaria carriera conquistando 2 medaglie olimpiche. Finalmente ha coronato il suo sogno delle medaglie, 2 medaglie olimpiche, una d'argento e una di bronzo, era il suo sogno, è veramente un trionfo di una carriera, dell'impegno di questa grande giovane che onora tutta la città di Bolzano. E questa piccola festa che noi diamo è un abbraccio così della tutta la città al suo impegno, a lei e alla sua famiglia. Un giusto riconoscimento per Tania Cagnotto, la città di Bolzano gli dice grazie per il grande impegno che ci ha messo in tutti questi anni, ma soprattutto per il grande valore sportivo e umano che ha trasmesso a tutti quanti noi, e quindi un grande esempio, un bel esempio per le nuove generazioni, grazie Tania. Seduta su una carrozza trainata dai cavalli e preceduta dalle note della banda musicale di Bolzano, accompagnata dal sindaco del capoluogo Renzo Caramaschi, dall'assessore allo sport del comune Angelo Gennacaro e dal papà allenatore Giorgio, Tania Cagnotto ha raggiunto Piazza Walter, dove ad accoglierla c'erano centinaia e centinaia di tifosi appassionati e semplici cittadini. Non mi aspettavo veramente tutto questo pubblico, è stato bellissimo e ringrazio tutti di essere venuti, è proprio stata una bella festa. Ad accompagnare Tania anche tantissimi ragazzini delle associazioni sportive della città di Bolzano, in primis quella della Bolzano Nuoto, la sua società sportiva. Tanti applausi, tanti sorrisi, tanti ringraziamenti e anche ricordo commosso e partecipato di tutta la piazza per le popolazioni così duramente colpite dal terremoto nel centro Italia. La grande festa organizzata dal Comune di Bolzano in collaborazione con l'azienda di soggiorno e gli sponsor che da sempre sostengono Tania è stata un modo per dire grazie anche alla famiglia di Tania Cagnotto, sua mamma Carmen Kasteiner e suo papà e allenatore Giorgio Cagnotto. Questo, devo dire, questo contorno non me l'aspettavo, già qui in Piazza Mazzini, non lo so. E devo dire che quasi battiamo quando Klaus è tornato da Monaco, ma c'ero anch'io e lì ero su una macchina ed è stata un'emozione grande, perché poi alla fine io non c'entravo molto su Bolzano, ma si vede che il mio destino era quello di venire qua. Una grande torta a forma di piscina olimpica di Rio con l'immancabile trampolino ha coronato la festa organizzata dal Comune di Bolzano. Una festa ben riuscita e quanto mai meritata quella per Tania Cagnotto, alla quale tutti hanno voluto formulare gli auguri più sinceri per i prossimi importanti impegni, questa volta non sportivi.